Sì, iniziamo dall'azienda speciale Cremona Solidale, anche se, come dire, è una situazione molto complicata su tutto il settore socioassistenziale in provincia di Cremona. Alla situazione attuale, Cremona Solidale, il Comune di Cremona ha dato mandato ad uno studio legale di verificare, la situazione dell'azienda Cremona Solidale con particolare riferimento alla sostenibilità, diciamo così, giuridica della realtà cremonese. Quello che è emerso dallo studio, per cui noi abbiamo avuto solo un primo incontro con questo avvocato, sono emerse due possibili soluzioni di trasformazione dell'azienda speciale Cremona Solidale e, senza entrare nei tecnicismi, diciamo che comunque entrambe le situazioni implicano la privatizzazione della struttura. Faccio a meno di dire, perché credo sia oramai noto a tutti, che il sindacato cremonese unitariamente è contrario alla privatizzazione di questa struttura, e quindi questo, come dire, è un elemento che accomuna tutte le organizzazioni sindacali del territorio. Ora si tratta di approfondire nel merito i documenti che il Comune ci ha presentato, anche per essere messi nelle condizioni di proporre comunque sia un'alternativa pubblica, perché crediamo sia fondamentale mantenere in capo al pubblico la struttura, che è una struttura appunto. Cioè oggi è un'azienda speciale, Oggi è no? un'azienda speciale, quindi è una soluzione che si trovò allora per effetto della legge regionale 1 che prevedeva la trasformazione delle IPAB o in fondazioni o in ASP. Cremona fece questa, io dico, positiva scelta di individuare quale natura giuridica dell'azienda, appunto l'azienda speciale, un ente strumentale del comune di Cremona. Quindi è chiaro che per noi il mantenimento dell'azienda come natura giuridica pubblica è perché crediamo fortemente che sia una garanzia sia per i cittadini che sono sempre, come dire, alla nostra attenzione, sia per gli operatori, perché è evidente che come dire, anche il contratto applicato, parte economica e parte giuridica, è un aspetto, come dire, non di poco conto. È evidente che quello che non ci è piaciuto, e questo lo possiamo già dire da subito nello studio di fattibilità che ci è stato presentato, è che entrambe le soluzioni che prevedono, dicevo, la privatizzazione della struttura, viene posto come aspetto, positivo la possibilità di cambiare il contratto ai dipendenti. Ecco, su Ecco, questo. perché ti metti il cambio di contratto? Ecco, questo è perché crediamo che Cremona Solidale, così come peraltro tutte le strutture, parecchie strutture della provincia di Cremona, rispetto ad una criticità di sistema che esiste oggi nel comparto, diciamo, socio-assistenziale, è una criticità di sistema però che non è riconducibile al contratto che viene applicato ai dipendenti, quanto piuttosto dalle rette, dalla remunerazione che la Regione Lombardia dà alle strutture, alla complessità che nel corso degli anni e le trasformazioni che nel corso degli anni queste strutture si sono trovate ad affrontare, criticità anche per la tipologia degli ospiti, sempre più, come dire, compromesse rispetto al passato, e quindi un incremento di costi per l'assistenza a queste persone, oltre che ovviamente un incremento di costi legato a degli adeguamenti strutturali che la Regione Lombardia ha imposto a tutte le strutture della provincia. Quindi il vedere che il costo del lavoro, che è una voce significativa nel bilancio di queste strutture, ma perché appunto queste strutture erogano servizi alla persona e non fanno, come dire, bulloni, come ci piace dire come esempio, è evidente che una quota significativa dei bilanci viene imputata al costo del personale. Ecco, noi rigettiamo con forza l'idea che il personale venga vissuto come costo. Il personale è una risorsa ed è una risorsa che deve essere, come dire, tutelata, tutelata non solo, ribadisco, per una tutela individuale dei dipendenti, ma perché siamo convinti
che il stare bene come operatori produce in termini di qualità dei servizi erogati un risultato diverso. Quindi quello che accomuna un po' tutte le strutture, comprese le tre fondazioni che adesso hanno comunicato l'intenzione di applicare un contratto al ribasso per i neoassunti, che sono la Fondazione Benefattori Cremaschi di Crema, la Fondazione di Robecco e la Fondazione di Pandino. Naturalmente sono partiti dal nostro punto di vista da un'idea di intervenire sul costo del lavoro. Anche qua come dire, lo rigettiamo dal punto di vista, dicevo, concettuale, ma crediamo anche che se non si risolvono i problemi strutturali del sistema socioassistenziale della provincia di Cremona, non è certo l'applicazione di un contratto meno costoso che può risolvere i problemi di queste strutture. Noi come organizzazioni sindacali a Cremona Solidale e nelle strutture della provincia che hanno lanciato l'idea di applicare un contratto diverso o avviare processi di privatizzazione, abbiamo risposto dando la disponibilità al confronto, ma partendo da che cosa? Dall'analisi dei problemi che le singole situazioni e le singole strutture hanno. La richiesta nostra per ora non è stata accolta, va detto, dalle tre fondazioni, che intendono comunque procedere con l'applicazione del contratto UNEBA, ma noi crediamo sia, ribadisco, una scelta profondamente sbagliata. Prova ne è che alcune fondazioni, come ad esempio Pandino e Robecco, già applicano, hanno già fatto la scelta di esternalizzare parte di assistenza alle cooperative sociali. Quindi è evidente che già erano intervenuti sul costo del lavoro, quindi sarebbe il terzo contratto che verrebbe introdotto in questa realtà, ma quello che è l'elemento che ci porta ad essere convinti della inefficienza, di un'inefficacia di un intervento così, cioè il cambio del contratto, è proprio questo aspetto, cioè hanno già introdotto cooperative sociali che hanno un costo del lavoro decisamente più basso rispetto ai dipendenti col contratto pubblico, enti locali o sanità pubblica, e nonostante questo ci propongono di intervenire ulteriormente sul costo del lavoro. Noi rigettiamo con forza queste proposte, come rigettiamo l'idea che ci viene posta da più fronti, compresa Cremona Solidale, che si possano mettere in contrapposizione interessi e diritti. Da una parte ci viene detto non vogliamo aumentare le rette, mettendo, come dire, in evidenza il problema del costo dei servizi, dall'altra ci viene detto vogliamo comunque mantenere la qualità del servizio, dall'altro aspetto ci viene detto vogliamo ridurre il costo del lavoro. Noi crediamo che mettere in contrapposizione interesse dell'utenza, delle famiglie e degli operatori non sia la strada vincente. Quindi con questa convinzione noi continueremo a stare al tavolo della trattativa e vedere di portare le nostre ragioni, ribadisco, di merito e non pregiudiziali a prescindere. Su Cremona Solidale insieme a CISL e UIL abbiamo concordato un percorso che è un percorso di approfondimento su due documenti che ci sono stati presentati dal Comune di Cremona, con un obiettivo naturalmente che è quello di fare essere noi, come siamo sempre stati, propositivi e proporre comunque il mantenimento della struttura pubblica. Grazie.